Va bene. Ti lascio la parola adesso. Sì, vado avanti io adesso. È così, può essere interessante anche per la conferenza questo, ed è il capitolo che riguarda il concetto della vita e la morte fra il cristianesimo e il paganesimo. Cioè, perché noi ci differenziamo, per esempio, dai cristiani? Non è che ci differenziamo perché ci definiamo in maniera diversa, ma proprio perché abbiamo una visione della vita che è diversa. Infatti, per i cristiani la vita è un processo di asservimento a Dio, in quanto questo è un suo dono. Anche per Plotino, se vogliamo, l'anima tornava a Dio, però Plotino era un po' più fine, cioè voleva dire anche altre cose, non era solo quello che voleva dire. Mentre per i cristiani è solo un processo di asservimento, cioè proprio l'asservimento dell'essere umano deve essere fatto in termini assoluti dal Dio. Perché la vita è Dio che ha creato l'essere umano, dunque Dio è il padrone dell'essere umano. Mentre invece per i pagani e gli stregoni la vita è un'occasione da sviluppare per riuscire a diventare eterni. Cioè abbiamo una possibilità, dobbiamo agire all'interno di questa possibilità, dobbiamo saperci prendere nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, dobbiamo costruire noi stessi. Allora, da un lato abbiamo la sottomissione e dall'altro lato invece abbiamo la necessità di costruire noi stessi. Sono due modi diversi di vedere la vita. Per i cristiani la morte è il momento in cui l'anima va al giudizio divino. In Plotino questo non lo troverete, il giudizio divino. Per cui Dio decide che farne dell'anima. Però attenzione, perché per i cristiani l'unica cosa che hanno è la resurrezione, non è neanche l'andare a Dio. L'andare a Dio viene fatto dopo, cioè viene rubato da altre culture, da altre filosofie, mentre loro l'unica cosa che hanno è l'attesa della resurrezione della carne. Questo è il concetto cristiano. Mentre invece per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Cioè la coscienza, la consapevolezza si trasferisce dal corpo fisico al corpo di energia. Quel corpo di energia che hanno costruito attraverso tutta la loro vita, prendendosi nelle loro mani la responsabilità della loro esistenza. Per cui, mentre i cristiani aspettano la volontà del Dio, che decide lui cosa fare di loro, ricordatevi, Dio può tutto, cioè non è che il ricco non può entrare nel regno dei cieli, solo Dio può farlo, cioè Dio può fare questo e quello, può fare quel cavolo che vuole, cioè non è giudicabile Dio, le leggi non si applicano a Dio, si applicano solo a chi è debole e indifeso. E ancora per i cristiani la morte è la disperazione, perché loro aspettano la risurrezione della carne, ma aspettando la risurrezione della carne non hanno nessun altro strumento per affrontare la morte. Mentre invece per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il coronamento del loro successo. Hanno vissuto prendendosi in mano la responsabilità della loro vita, affrontando le loro battaglie, i loro combattimenti, le loro sfide, determinando se stessi, affrontando la vita in tutti i modi possibili e immaginabili, per cui chiaramente la morte del corpo fisico è il coronamento, il successo di tutto questo. Mentre invece per i pagani ancora esiste la nascita e la morte. Per i pagani e gli stregoni esiste la nascita del feto, la nascita del bambino, la nascita dell'essere umano adulto, la nascita dell'essere luminoso di derivazione umana. Dunque esistono solo nascite, non esiste morte intesa come fine di tutto, esiste il deterioramento del corpo fisico, esiste il deterioramento dell'impatto fetale, dell'insieme fetale, però non esiste la morte. E ancora per i cristiani la vita oltre la morte è assicurata pregando e sottomettendosi a Dio e ai suoi delegati in terra. Per i pagani e gli stregoni la vita permette di incubare il proprio corpo luminoso attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere, cioè esercitando la propria volontà, le proprie determinazioni e sviluppando il sapere e la conoscenza, in altre parole, crescendo sempre. E ancora, per i cristiani comunque l'anima continua dopo la morte. Dio le ha garantito l'immortalità eterna. Anche la resurrezione. E anche la resurrezione. Comunque, non ha importanza quello che fanno. Mentre invece, per i pagani di stregoni, chi ha vissuto mettendosi in ginocchio non conserva energia vitale sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E la disperazione dei cristiani davanti alla morte, o la loro rassegnazione, è l'esteriorizzazione del fallimento della loro vita. Per cui mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra significa distruggere la propria vita. Per i cristiani
dopo la morte il loro Dio decide fra inferno e paradiso e anche quell'altra robetta, ma poi se nella storia ne hanno cambiate tre o quattro. Mentre invece per i pagani gli stregoni, se l'essere umano al momento della morte del corpo fisico ha accumulato su forza sufficiente per trasferire la propria coscienza di sé al corpo luminoso, ha quattro possibilità, determinate da quanto ha arricchito la propria coscienza di sé nel corso della sua esistenza, per continuare la sequenza dei mutamenti e diventare eterno. Sedimentarsi con l'essere terra, sedimentarsi con l'essere sole, sedimentarsi con l'essere natura, oppure conquistarsi una libertà che gli permette di continuare la sequenza dei mutamenti senza sedimentare con un altro essere più grande. L'ultima sedimentazione è quando costruiamo l'essere universale, la coscienza universale. Questo è l'ultimo atto. Per cui questa è la visione dei pagani e quella è la visione dei cristiani. E le due cose non sono. No, niente in comune. Non c'è nulla di conciliabile, assolutamente. Cioè proprio, è una cosa impossibile concepire qualcosa che possa consigliare il paganesimo, il politeismo col monoteismo, cioè sono valori che non hanno nessun riferimento in comune. Sì, vuoi che diamo via le telefonate? Diamo via le telefonate, secondo sì. Vuoi chiamare? Sì, sì. Normalmente i soliti disturbatori che beh, ricordo il numero telefonico dopo, non c'è problema, intanto forza di ascoltarci. 049 700 700, il numero telefonico per chi vuole intervenire. 049 700 838, anche se la trasmissione sta arrivando verso la fine, forse Francesco. Sì. Pronto? Ciao, dimmi tutto. Ciao Giuseppe. Ciao. Ti viene a Mestre a vedermi? È andato un attimo fuori Francesco. Ti viene la maestra in conferenza? Ah, mi spiace. Metti di qua così la mettete di qua. Francesco è andato un attimo fuori, dimmi tutto. Dai, dimmi. Di? Fioran. Sì. Ti faccio parlare con Francesco per stavo. Francesco, forse è meglio che ci parli tu questo signore. Sì. Dai. Sì, pronto. Aspetta un attimo perché. Ciao Francesco! Dai, dimmi! Ciao! Dai, dimmi tutto! Ciao Francesco! Sì, c'è qua che ti ascolta! Ciao Francesco! Ciao. Accennavi al demiurgo malvagio di Sioran prima! Non sento niente! No, il cattivo demiurgo, il funesto demiurgo, perché di fatto Sioran si era lamentato con il traduttore, infatti avevo modificato il titolo. Non sento niente! Cosa? Non sento niente! Non ti senti niente, adesso vediamo un attimo che va un attimino. Porta pazienza. Sioran si era anche lamentato del titolo. Si era lamentato del titolo il cattivo demiurgo. Infatti le aveva fatto poi cambiare nel funesto demiurgo. Sì, è quello che insomma. Sì, infatti lui fa nei primi capitoli c'è proprio l'apologia del politeismo e se la critica dice purtroppo l'impero romano ha fatto una cattiva cosa, questa quella di conquistare la Palestina e di portarsi questo unico Dio. Sì, e, solo e poi dice solo la nostra libertà sarà quando questo unico Dio si farà da parte. Sì, ma sono d'accordo che ho solo voluto accertarmi che fosse. Sì, no, proprio il Sioran del fosso di Burgo. Sioran, quello che era. Un'altra cosa. Galileo. Simeoni? Sì, dimmi, sono qua. Sei tutto di Galileo? No, so niente. No, volevo accennare a un. Non so se l'hai sentito, se l'hai letto, se hai voglia o tempo di leggere. C'è un saggio di un certo Redondi. Sì. È italiano lui, ma è ricercatore presso il CNR di Parigi. Sì. In scienze sociali. Sì. Che è qualcosa di differente, tutta un'altra cosa, è un'ipotesi che non fosse stato il copernicanesimo, l'eresia che hanno quel che loro dicono di aver colpito e che imputavano a Galileo, no. No, né il copernicanesimo nascondeva qualcos'altro. Io ho una mezza teoria. Che in realtà Galileo aveva riscoperto il principio di Archimede, sì. Secondo del galleggiamento dei corpi. Aspetta un attimo.
Mi senti? Fischia tutto! C'è la radio troppo vicina. Aveva riscoperto il principio del galleggiamento dei corpi e questo dimostrava l'assoluta ignoranza, specialmente dei gesuiti. E per questo motivo lo hanno fatto, uno dei motivi per cui lo hanno fatto fuori. Cioè praticamente lui aveva la conoscenza al di là della coperchia, al di là della teoria dell'universo. Cioè Galilei stava dimostrando che loro erano ignoranti da secoli, cioè che il loro Dio era ignorante, che Gesù non poteva sapere assolutamente niente e che la Bibbia mentiva. E questo più in generale, diciamo. In particolare però Redondi parla delle idee atomistiche e del dogma tridentino dell'Eucaristia, no? Che nei suoi scritti lui accennava a questo, insomma, sì, no? Sì, perché lui era probabilmente aveva degli agganci con gli epicurei. Sì. Con gli epicurei, da Democrito in poi, c'era la teoria atomistica, no? Sì. Lui aveva queste cose che erano state lasciate, erano state abbandonate, sì, perché sì, dicevano che erano idiozie, e lui le aveva riprese perché gli davano delle spiegazioni sufficienti. Sì, certo. Sì, non che si sapesse l'atomismo come lo sappiamo noi, ma però... erano accennati, insomma. Lucrezio, credo che fosse, a Roma, lui fa una dimostrazione dell'atomismo. Sì. Cioè, le pecore che stanno su un monte appaiono tutte più vicine che se non le vai a guardare da vicino. Sì. Dunque, diceva, particelle piccolissime della materia vicine a noi appaiono, cioè sono in realtà staccate, ma a noi appaiono vicine perché siamo molto distanti. Sì, sì. Ma sono talmente piccole che non le vediamo. Sì. Lucrezio fece questo, infatti poveraccio, è andato fuori di testa anche lui, insomma, come quasi tutti i filosofi. Come andrò fuori di testa anch'io, mi raccomando. Va bene, okay. Comunque se hai occasione ricordati di Redondi, Galileo Eretico. Me lo sono segnato. Di Einaudi. Perfetto. Microstorie, della collana Microstorie, numero 7. Non è roba nuova. No, ma non è vecchissima, insomma. Sì. Ma comunque sta roba qua si recupera sempre. È una visione interessante della questione. Certo. Se no ti ho mando mia! No, non ti preoccupare, me lo compro. Ciao auguri, ciao! Ciao. Niente, io ho pasticciato un po', sono arrivati dei signori qui dentro, io ho pasticciato un po' col telefono, per cui abbiate sempre pazienza. Sì, infatti, no, se erano appunto la signora compagnia... Sì? Ciao Marco. Ciao. Se per caso mi ripeti il titolo della conferenza che fai, perché se non ho capito male io non sarei molto d'accordo su un'osservazione che fai sul titolo. Allora. Ho capito bene, non so, sul fatto che c'è meno presenza clericale. Sì, beh, quello effettivamente... C'è meno presenza clericale perché c'è meno presenza clericale? Perché no, ma... rispetto a 150 anni fa il clero ha meno potere all'interno del sistema sociale. No, non credo, perché è solo apparente, perché se guardi nella vita di una normalissima persona anche delle nostre parti, e quando nasce lo battezzano, quando a una certa età fa la comunione, fa la cresima, si sposa in chiesa, va al funerale, cioè il prete forse no, è meno appariscente, ma non ha potere giuridico. Come? Non ha potere giuridico. Beh, vabbè, ma questo insomma è già qualcosa. Sì, lo so, sì, ma poi vedi, se vuoi, insomma, la società italiana è considerata cattolica e loro rivendicano anche dal punto di vista legale e sociale, certo, che funzionino in un certo modo ordinamenti. Il nostro compito è quello di rivendicare in maniera diversa. Mm. Okay. Poi volevo dire una cosa sola, ecco, tutto qua. A proposito, parlavate di Galileo, io ho fatto una riflessione, no? E più che uno scontro con quello che proponeva dal punto di vista scientifico Galileo, secondo me l'attacco feroce che ha fatto la Chiesa è stato dettato da una paura, quasi inconscia secondo me, o conscia soprattutto, che tra queste due realtà, cioè tra la religione o tra il prete che ti insegna la religione e la scienza, e lo scienziato che studia, pratica e spiega la scienza, loro avevano capito una cosa di fondo, che probabilmente era vincente la scienza, nel senso che era più credibile, perché se tu nella religione mi racconti una bugia, io la prendo per buona e non posso mai dimostrare che è una bugia. Se la scienza invece dice una castronata, altri scienziati possono provare che hai detto una bugia.
non so se capite, cioè fondamentalmente la scienza si presenta come a parte un mezzo per avere potere, perché sulle masse oltre alla religione si poteva avere potere anche con la scienza, chi sapeva molte più cose, chi studiava naturalmente sapeva molto di più rispetto a uno che non studiava, e anche attraverso questo si è instaurata una forma di potere di certe classi nella società, no? Questo era forse un po' in antitesi con quello che pretendeva, insomma, la classe dei preti, la classe religiosa, però sostanzialmente di fondo la religione si sentiva battuta su un piano che lei pretendeva essere suo e di averlo difeso, cioè su quello della verità e della sincerità. La scienza non può mai essere facile, in un certo senso può uno scienziato raccontarti una stupidaggine, ma un altro scienziato può smentirlo, e quindi la scienza poi cammina sempre per una strada di un certo senso di rettitudine, perché se non è retta qualsiasi può dimostrare che una teoria non sta in piedi. La religione no, la religione è sempre un campo. No, è un concetto mio, sai. Sì, cioè, sì. Se io ti racconto una favola, tu la prendi per buona, e questa favola magari è una favola, non sta in piedi da nessuna parte, ma non puoi mai dimostrare che non sta in piedi. Vabbè. Nella scienza questo non succede, insomma. Vabbè. Tutto qua è una mia idea, insomma. Okay. Ciao, vi saluto. Ciao, ciao. Ultimamente, pare che sia tutto quanto opinabile, ultimamente hanno scoperto che la medusa riorganizza le proprie cellule. Sì. L'essere umano ha la stessa capacità. Fate voi se è scienza o magia. Sei pronto? Sì? Mettere la data del convegno. Sì? Quello di Mestre o quello di Vicenza? Quello di Mestre. D'accordo. Grazie, subito. Ascolto per radio. Certo, grazie. Allora, la conferenza viene tenuta presso Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, sabato 20 febbraio, cioè sabato prossimo praticamente, sabato questo. Alle ore 16, allora 20 febbraio alle ore 16, presenteremo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Allora, presso Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, sabato 20 febbraio alle ore 16. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto, ciao. Ciao, ciao Francesco. Ciao. Ecco, volevo chiedervi questo. Alcune trasmissioni fa... Aspetta. Sentivo nelle registrazioni che ho qui vostre che parlavate del sacco di Roma. Pronto? Sì, ascoltiamo. Pronto? Sì, siamo... Mi dispiace, non vi sento più. Allora aspetta un attimo. Cosa devo fare? Mi senti? Niente. Mi senti per telefono? Niente. Oh, adesso. Ecco, adesso sì. Ok. Allora va, ripeto. No, vabbè, del sacco di Roma, sì. Alcune trasmissioni fa, di parecchie, parlavate del sacco di Roma, e dice tu Claudio dicevi questo, che praticamente questa tragedia è stata provocata da Papa Clemente, mi pare VII, nel 1527, per annientare quello che rimaneva dell'ultima, cioè della cultura pagana, sì, sì, ma Roma. Con l'arrivo di Alarico, sì, con l'arrivo di Alarico. Io leggevo, sono andata a vedermi un po', sì, sì, nei dettagli la storia di questo tristissimo, sì, evento. Leggevo che appunto c'erano questi soldati tra spagnoli e tedeschi. No, ma guarda che io mi riferivo alla calata di Alarico, Allora, di Alarico, i Visigoti, gli Ostrogoti, adesso mi ricordo esattamente. Allora non è il sacco di Roma. No. Praticamente Alarico aveva avuto dall'imperatore Onorio o da qualcun altro, sì, dei compiti di vigilanza contro i Vandali, e doveva essere pagato dandogli delle regioni. Sì. Mentre invece, siccome Alarico era sempre cristiano, però era ariano, sì, si è opposto il Papa, e praticamente si è opposto al fatto del pagamento, e l'ha costretto a venire a saccheggiare Roma. Ah, allora è tutta un'altra... Sì, sì. Ho equivocato io, perché io sentivo parlare del sacco di Roma.
o ho inteso male io, certamente, perché per il sacco di Roma leggevo appunto questa storia. Sì, anche perché nel 1500 non c'erano più pagani a Roma, erano già sterminati. Mi sembrava un po' strano. Appunto. Sì. Infatti siamo nel 400, mi sembra, sono date esatte, sì, non ecco, me la ricordo ecco. Proprio. E nel 400 addirittura, pensa quando Alarico sediava a Roma, il Papa di allora, non mi ricordo più, addirittura permesso dei riti etruschi, no? Fatti dagli aruspici, purché fossero segreti, cioè c'è stato un piccolo, diciamo così, rigurgito emozionale, però sì. È una sciocchezza, insomma, ormai sì. Poi è arrivato, ha saccheggiato Roma, ha ridotto ancora la miseria, certo, e allora riducendo la miseria i cattolici hanno avuto il potere di ricostruire la morale di merda, insomma. Sì, sì, ho capito, allora vado a rivedermi all'Arico adesso. Sì, Galla Placida, ti leggi la storia di Galla Placida, Galla Placidia, diciamo così, sì. Che è l'elemento centrale, poi c'è Stilicone, c'è la moglie di Stilicone che si porta praticamente, entra nel tempio di Vesta e toglie dalla statua di Giunone la collana di Giunone, sancendo la fine del paganesimo. Con quell'atto naturalmente viene maledetta dall'ultima vestale e naturalmente la moglie di Stilicone gli tagliano la testa perché c'è una guerra di palazzo e la vestale dice che mai più gli altari della vittoria possono essere ritrovati. Infatti spariscono gli altari della vittoria e vengono ritrovati dopo l'unità d'Italia, dopo il 20 settembre. Questo è un episodio incredibile che è riportato su Gregorovius, credo che sia uno storico. La storia di Roma nel Medioevo. Esatto. Quindi il sacco di Roma di cui io vi stavo parlando adesso non ha niente a che vedere con nessun... cioè è un fatto puramente... È tutta un'altra cosa. È tutta un'altra faccenda, insomma. Certo. Sì, non ha niente di... è solo politica e basta. Sì, no, ma forse è anche importante, solo che io non l'ho studiato, cioè io non è, cioè io, sì, ma io non ho una cultura complessiva, capisci? Cioè io vado alla ricerca di tutto quello che mi serve, capisci, sì, per sì, spiegare, sì. Per cui non ho la visione panoramica, diciamo, culturale che ha una persona che studia. Non posso avere cosa di servire, io continuo a cercare. Allora metto giù di ascolto. Ok, sì, ciao. D'altronde sempre il papato si è sempre basato sulla miseria, sulla distruzione, perciò ogni distruzione gli è sempre servita perché toglieva qualcosa alla società, alla cultura, cioè nel senso che non è che loro vedano male le cose, tornano sempre utili perché sono sempre dei momenti di tensione e anche perché in questo momento dopo la religione gli permette di dare una consolazione o di dare una giustificazione, perché dopo lo scopo loro che sempre questo dire fa avete avuto questo perché non avete avuto fede in Dio, non avete avuto credenza in Dio, vi siete meritate come punizione di Dio, perché i due cristiani sono capaci di punire, perciò che sia qualsiasi epoca, qualsiasi sacco, ai cristiani va sempre bene perché logicamente c'è sempre qualcuno che poi ne trarrà vantaggio, saranno sempre loro, insomma. Posso dire una cosa ai radioascoltatori? Sì. Io sono meccanico, apprendista stregone, guardiano l'anticristo. Non mangio bambini, vi giuro, guarda, vi giuro, ero comunista una volta, però io non ho mai mangiato bambini. Allora, perché ti dico questo? Perché mi ha telefonato tempo fa una signora simpaticissima, che si chiama Maria. E qua mi ha detto, sai, una mia amica ascolta le tue trasmissioni, è innamorata delle tue trasmissioni. E anche a me mi piacerebbe parlare, discutere, eccetera, no? Allora, io ho preparato un po' di materiali, mi ha dato il suo indirizzo e io sono andato a trovarla. Sta Maria ha 80 anni. Ha 80 anni ed è una persona vivissima, cioè una personalità spiccatissima, meravigliosa, veramente una persona meravigliosa. Sta organizzando per il Bertrand Russell le riunioni anticlericali, cioè ha un'attività estremamente frenetica sia in fax, sia in telefono e in altri. Allora io sono andato a trovare, gli ho portato un po' di materiale e abbiamo parlato piacevolmente. E quello che a me mi stona, cioè no, lei non mi stona, cioè tutta la vicenda è bellissima, però la sua amica Giovanna, che è innamorata delle trasmissioni, non mi ha mai telefonato, cioè quella che gli piacciono le trasmissioni si è fatto a riguardo a chiamarmi per anche per cose personali, sì, insomma, sì, no? Sì. La sua amica, come ha sentito le cose che gli sono piaciute, mi ha telefonato subito. Cioè, io normalmente non mangio né bambini, né persone anziane, per cui se volete telefonare, cioè io adesso la Maria, che è una persona dico, bellissima, le ho portato del materiale, no? E avrei potuto portarlo anche alla Giovanna. Chiaramente non è che abbia materiale
all'infinito. Sì. Per cui non pensate che io mangio bambini e neanche persone anziane, ecco. Per cui se vi serve qualcosa, mi date un colpo di telefono e io vi faccio avere del materiale, poi ci si può scambiare. Per esempio stamattina mi ha dato un calendario anticlericale, no? Dove ci sono tutta una serie di episodi elencati giorno per giorno che vanno utilissimi per anche la discussione spiccia. Cioè io ho almeno 30 episodi della relazione fra nazismo e clericalismo che dimostrano come le due cose siano uniche. Per cui anziché farmi leggermi 10 libri per dimostrare che il nazismo e il cattolicesimo sono la stessa cosa, mi prendo quel calendario, mi prendo quelle 10 notizie ed è più che sufficiente come prova, cioè non è che serva a fare chissà che cosa. Per cui dico ai radioascoltatori, telefonate, mettetevi in contatto, non facciamo niente. Le persone poi che mi hanno chiesto materiali che li ho buttati via gli indirizzi, adesso potrei mandargli per esempio il biglietto per la fiera di Vicenza, il biglietto gratuito, non lo posso fare perché per discrezione, sì, esatto, per non lasciare il loro indirizzo, io l'ho buttato via, per cui non so neanche dove inviarlo, per cui pensateci un attimino, insomma, ecco, tutto qua. Sì, comunque dopo se qualcuno vuole del materiale può sempre richiedere anche qui in radio, cioè nel senso che bene o male Claudio c'è sempre, questo gli ho fatto un merito, io sono un attimino più nomade, vagabondo, però insomma in radio si può sempre lasciare il materiale, se uno ha bisogno del materiale si passa a prenderlo quando vuole, insomma, cioè, visto che la radio è così gentile, soprattutto Franco Carraro è così gentile e cortese, penso che non ci siano problemi, se lasciamo qualcuno richiede del materiale lo lasciamo qui e viene in radio, se lo recupera, insomma. Poi, ricordatevi, mia di massima, io devo sempre ringraziare qui i radioascoltatori e l'istituto che mi ha aiutato a ricomprare un fotocopiatore che sarebbe stato buttato via per fare il mio lavoro, per cui io ho sempre da ringraziare delle persone comunque e in ogni caso, perché ricordatevi che quello che io sto facendo qui è una questione di vita o di morte, cioè io non ne posso fare a meno, per cui nessuno mi è riconoscente per quello che io faccio, perché io comunque lo farei. Magari la radio mi dice, senti Claudio, tu non trasmetti più, va bene, io non trasmetto più, però io continuerò in modi diversi, per cui io non posso fare a meno di fare quello che faccio, è proprio una questione di pelle, una questione di vita. Sì, ma infatti è sempre una questione della persona, dell'esistenza, nel senso che ai cristiani gli basta il Dio ed essere devoti al loro Dio per così essere salvati, non, perché noi sappiamo che se non costruiamo la nostra esistenza non otterremo nulla, e quello che possiamo creare o fare o agire sarà sempre in base alle nostre energie, alle nostre capacità, e se uno non fa quello che deve fare è destinato ad essere scomparso, andrà nel paradiso dei cristiani. Anche perché proprio per le nostre scelte, cioè non le nostre scelte, proprio per le caratteristiche del paganesimo, io non potrò mai dire a una persona tu devi credere a quello che dico, esatto, io. Cioè proprio non lo posso fare, cioè se una persona venisse a dirmi io credo in te, mi verrebbe da ridere, cioè, nel senso che lo sviluppo della soggettività della persona è la prima cosa. Noi infatti non abbiamo dogmi di verità, abbiamo dogmi di libertà, cioè noi costruiamo un cammino di trasformazione soggettiva, non diciamo, non imponiamo un vedere le cose, tu devi per forza sentire. Sì, no, ma difatti noi pagani che abbiamo migliaia di divinità non abbiamo mai detto dovete credere in questa divinità. Cioè è un problema di chi ha la sensibilità alla sua divinità. Che dopo 20 anni di stregoneria uno che mi dice io credo quello che mi dici tu, beh, mi viene sì da ridere, ci ho messo 20 anni per farlo. Cioè, sì, ma infatti appunto noi non siamo legati sul discorso della credenza, della fede, cioè noi non abbiamo una fede, noi abbiamo solo la conoscenza delle persone, la conoscenza delle persone si costruisce solo tramite la propria costruzione, proprio tramite la propria esistenza. Cioè il fare delle proprie vite, qualcuno direbbe un'opera d'arte, in un certo senso è così, nel senso che è un discorso artistico, che è legato appunto alla sensibilità, alla capacità, alla volontà delle cose, cioè nulla ti viene dato, nulla ti viene concesso e nulla ti viene regalato, le cose che tu trovi o farai, le farai perché ti servono, perché le hai costruite, le hai cercate. Allora, lanciamo un appello per radio, perché qua io non vedo arrivare nessuno. Pronto? Ah, beh, il Mario non lo vediamo ancora. Una domanda stupida. Dimmi. Per conto mio, però, chi si sta a creare tutto questo universo che siamo, del mondo, delle piante, di tutto infatti, e anche l'uomo, da dove derivi lo? Se è buono a dirmi una volta, se è buono a dirmi una stantinella, come che si finì su questo mondo che vivevo? Guarda che io, l'uomo. Te l'ho detto e te lo ridico quando metto giù il telefono, te lo spiego. Sì, grazie. Grazie a te. Un problema che abbiamo con tutti i monoteisti è che esiste una fissazione che loro hanno, per forza qualcuno deve avere costruito quello che esiste. Bene. Sì, che poi non è vero. Questo
è il più grande errore che uno può pensare, cioè tutto quello che esiste è divenuto da se stesso, cioè il fatto che l'energia vitale abbia delle caratteristiche, abbia delle qualità, sono qualità intrinseche, se non avesse queste qualità... Che gli appartengono, che sono all'interno della materia, delle cose. Per cui tutto quello che c'è è divenuto attraverso milioni e milioni di anni, parliamo anche in anni, tanto lo stesso, non è che sia, dobbiamo precisare ogni cosa. In milioni e milioni di anni le cose si sono trasformate per adattamento. C'era un momento in cui la tua base, quello che tu sei, era solo materia. Era materia e energia vitale organizzata in modo tale che era materia. Dopo spinte, cataclismi, movimenti, vortici, nella percezione si vede molto come vortice, è diventata consapevole, ha avuto la necessità di trasformarsi, ha avuto la necessità di generarsi, di produrre se stessa, di riprodurre se stessa, e attraverso milioni di anni di trasformazioni dovuti ad adattamenti soggettivi a quello che il tuo nonno del nonno aveva incontrato, si è trasformato e da una piccola microcellula quale eri sei diventata quello che sei. Tua figlia sarà meglio di te, tuo nipote sarà meglio di te, saranno frazioni piccolissime di cambiamento, però nei milioni e milioni di anni quelle frazioni si sommeranno, per cui tutto ciò che esiste è divenuto da se stesso, le forze della trasformazione sono al loro interno ed è per questo che noi dobbiamo prendersi in mano la responsabilità della nostra vita, perché noi apparteniamo a queste forze, della trasformazione sono fuori di noi e dentro di noi. Questo è. Per cui non esiste il creatore. E quando qualcuno vi dice qualcuno deve pur aver creato quello che c'è, ricordatevi questo: un architetto progetta una casa solo perché la casa è già stata costruita. Cioè, l'architetto prende una casa che è già stata costruita, la misura, la calcola, la descrive, gli fa le piantine, dopodiché lui può rifare un milione di case. Ma il milione di case che lui può progettare, può costruire, è solo perché qualcuno ha già costruito la casa. E quando ha costruito la casa ha provato a mettere le pietre sono cadute, e ha tentato a farsi un tetto, il tetto si cascalga, per adattamento continuo. Tutta la vita è adattamento. Cioè, noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un dio pazzo, ci giriamo verso dietro e diciamo chissà che bravo quel che ha fatto questo. Non è così, questa è la perversione cattolica, questa è la perversione cristiana. Tutto quello che c'è è divenuto da sé. Però, Francesco, noi qui dobbiamo chiudere la trasmissione, sì, non male. Vediamo nessuno, andiamo avanti finché finiamo la registrazione, sì, sì, e poi chiudiamo. Poi metteremo su un disco poi e via. Metteremo su un po' di pubblicità. No, infatti, per introdurre il discorso di Claudio, se noi prendiamo come riferimento, ad esempio, la teoria di Darwin nell'evoluzione, che ultimamente sembra che anche la Chiesa Cattolica l'abbia accettata, lo dicono, fa sì, noi siamo disposti ad accettare la teoria di Darwin, dice la Chiesa Cattolica, però se ci riconoscete che a un certo punto è intervenuto Dio e che ha modificato questa povera scimmia ed è diventata un uomo, noi diciamo che questo non è possibile, noi diciamo che non è vero che se Dio non interveniva questo rimaneva uno scimmione che mangiava banane e saltava da un albero all'altro, non è assolutamente vero. E la Chiesa Cattolica dice, fa sì, perché se non c'era Dio che interveniva, che dava il soffio umano, il soffio divino, questo rimaneva lo scimmione che mangiava banane. Noi diciamo che tutte le cose che avvengono, che ci sono perché hanno in sé la conoscenza, il potere, la volontà e la possibilità di cambiare. E di conseguenza non c'era bisogno mai di un costruttore, non c'era mai il bisogno di un creatore che venga a intervenire nella realtà delle cose. Le cose hanno sempre un valore in se stesse, cioè qualsiasi cosa che c'è è perché in sé ha il potere, ha un'anima, ha una dimensione, ha un'esistenza, ha un valore, ma questo valore non gli è dato da un creatore esterno. Le cose sono, si adeguano, hanno delle leggi fisiche che vengono rispettate, la materia percepisce le cose e di conseguenza si tende a trasformarsi. Cioè, questo è fondamentale, questo è proprio di trasformazione, ma trasformazione di un esistente. Molto telegrafica questa ascoltatrice. Sì, non ho capito se mi ha detto Matti o Matti. Penso che sia Matti a questo punto. Comunque. Penso che sia più pazzo qualcuno che crede che esista un Dio dei cristiani o il Dio degli ebrei, dei musulmani. Tirare fuori dalla vita una coscienza è se mettere in ginocchio la vita a quella coscienza.
Cioè, rendetevi conto di questo, cioè, so benissimo che le trasformazioni mentali, emozionali, eccetera, sono questioni di magia. Io non penso che ragionando qualcuno ci arrivi, il ragionamento non serve a niente, serve solo la magia. Sì, quello che vogliamo sempre dire è che... Uso da manicomio siete! Per fortuna che ce la dico. Sì, sì. No, effettivamente no. Cioè, effettivamente, tu pensa a questo. Loro credono in un Dio che abbia creato qualcosa e non si ritengono pazzi. Sì, sì, ma infatti sono proprio. Loro lo danno di una tranquillità. Sì, è proprio la follia. Claudio. Ciao Claudio. Penso che verrà Gigi verso le 17. In ogni caso ho aspettato un poco. Sì, va bene, teniamo avanti un pochino, sì, dai. Si libera tra lui e Dorete. Va bene, d'accordo. Ciao Claudio. Ciao, grazie, ciao ciao. Bene, comunicazione di servizio, andiamo avanti un pochino, poi mettiamo su pubblicità però, perché sì, sì. Sennò non siamo, bisogna rispettare giustamente le scadenze della radio e soprattutto anche la programmazione. Ascolta, questa è proprio la dimostrazione dell'intelligenza del ascolta, mi dico una teoria mia, cioè vago per conto mio. So, come si dice, una cristiana, perché il cattolicesimo neanche non lo considero, no? Una cristiana persa per la strada, cioè non c'è niente che mi entra di nessun tipo di religione, sono proprio refrattaria. Ora mi dicono, cioè, sta gente che come questa che ti ha telefonato adesso, no? Proprio non si fa domande, non si domanda niente. No, non perché può, adesso mi te dico, a me che mi piace gli animali, mi piace le piante, ogni anno impianto, cioè per conto mio, pensa che addirittura avevo dei pomodori impiantati su un piter, fasioi, solo per soddisfazione di vedere i fiori che se verde, di vedere una roba diversa, insomma, no? Ora ti galloccio un poco più attento. Se ti osservi, basta che cambia il clima dell'anno, che il caldo sia più lungo, più corto, più umido. Cioè, ti vedi dei tipi di animaletti, ti vedi i fiori proprio che si fa diversi, certo. Addirittura che ne sei che neanche a certi anni, neanche lui nasce. Dunque, dico mi, si vede che ogni volta, in base all'evoluzione della temperatura, si evolve anche, anche la pianta. Ste robe, no? Certo. Dopo, nel fatto del mondo, diciamo, della creazione del mondo, mi dico sempre, vuoi un'idea mia, ti spiego in 2 secondi. Per conto mio il mondo va sempre avanti finché è il momento che c'è un patatrac e dopo ricomincia. È buona, buona come teoria. La teoria dei 4 miliardi di anni. Capisci? Perché adesso, guarda, nell'anda che andiamo, no? Se fosse vero quello che dice, cioè venirà un momento che non respiriamo più. Sì. Dopo, come si dice, il tempo non ha date, chi è che sa quanti miliardi di anni che restiamo magari sotto la cenere, come si dice, e dopo ricominci, hanno sarò meno, ti sarà più tra altri. E i virus batteri, magari gli saranno diversi di altri. Certo. Perciò mi dico, a me mi piace pensarlo così. No, ma cioè, posso tranquillamente sottoscriverlo quello che dici. Ecco, dopo ti dico, nonostante queste persone che ha, come si dice, i cattolici sappiamo i così, dai, mi dico cattolico per dire qualsiasi. Tutta sta cioè sta paura chi ha. E appunto per quello perché dico, dimostrando che non me ne entra nessuna e che non ho nessuna paura, proprio veramente se domattina non mi riesce più, non mi fa né caldo né fresco. Sì, ma è normale qui, quando uno raggiunge una certa stabilità. Guarda Claudio, ti dico un'esperienza, sotto casa mia, no? Io ho messo che famose macchine per misurare. L'inquinamento perché abito in un posto che se insomma diremo fra il peso, ecco, comunque ti avremo vita come che avviene. Mi ho sentito un esperto, vorrei dirti, era proprio espertissimi, no? Mi dice che le lucciole non si vede più, sparie, è noto e non vede più. Guarda, mi ti garantisco che basta che vedi la finestra, come si dice, nella tramontana di casa mia all'estate, da maggio, metà maggio, ripien. Sì, perciò non sei che non vedi, sei che dentro non le guarda più, perché al chiaro non ti vedi. Comunque ho scoperto anch'io l'esistenza delle luci. Ecco, pensa che addirittura Sogheo, Alicia Colò, a una che ha detto che aveva visto le lucciole, aveva detto vuol dire che abita in un ambiente proprio col minimo inquinamento. E a me mi veniva un colpo nervoso perché ho detto, Aniati non ne ha neanche reso pubblici i dati, perché avevamo saputo altre vie che erano altissimi. Sì. Ah,
e l'utile che c'era. Dunque, se sei una banca, qui chi ti dice per televisione, no? Ma sì, ma è una palla perché la volontà degli insetti è anche quella di adattarsi e di sopravvivere. Penso che sia adatto meglio degli altri. Come facciamo noi? Né più né meno. Ti sa una roba, vicino a casa mia, no, che c'era una sposita che aveva paura di formiche, era terrorizzata. E fatalità nell'angolo che c'era io, c'era perché c'era più umido, meno so, insomma, c'era proprio invasa. E ma veramente era terrorizzata, la sera diceva che non era buona a dormire. E mica ho detto, ma così, la prima roba che mi viene in mente per tranquillizzata, che ho detto, signora, guarda che a notte può dormire tranquilla, perché a notte ne cammina. Fatalità, non l'avevo indovinato. Mica ho visto delle formiche lavorare anche le notte. E ho detto che ne cammina le notte. In ogni modo, insomma, dimmi chi si gode la vita come che sta, con gli animali, con i fiori, con l'aria, e pian pianero ti vedi sia di cui mancaniati, un bel giorno, certo. Addio, buon dì, insomma, ecco. Tanti saluti, se ne ben, grazie alle compagnie che ne festano. Grazie a voi. Ciao. Ma la cosa più tragica è che chiunque ha una pianta, chiunque guardi animali, chiunque osserva, vede la consapevolezza di queste piante, di questi animali, eccetera. Mentre invece la scienza va a farti gli esperimenti per sapere se una vacca sente dolore o non sente dolore. Cioè chiunque sa guardare le cose, sì, sa che la vacca sente dolore. Chiunque, che dopo si adatti in maniera diversa, abbia un'espressione diversa dalla nostra, è un altro discorso, ma chiunque lo sa questo. Sì, ma infatti, cioè, esempio il discorso degli animali, delle piante, ma d'altronde le piante hanno una determinazione anche loro, cioè nel senso hanno una volontà, perché gli appartiene all'area interna. Cioè, se quanti fiori, ad esempio, quante piante, ad esempio, continuano a fiorire anche se sono lungo la strada e i semi vengono schiacciati dalle macchine, eppure loro sperano che qualche seme cada su una macchina e lo porti più lontano, eppure continuano a farlo. Se fosse col discorso suicida, loro dovrebbero suicidarsi e dire basta, non facciamo più fiori, ma loro sanno che hanno una possibilità e che più tenteranno, più avranno la possibilità. Cioè, questo è fondamentale, cioè di dire non darsi per sconfitti, ma cercare delle nuove vie. Infatti io, ad esempio, un fatto che racconto, quando vado a casa, c'è una zona di Limera, che è una zona inquinatissima, c'è un viale in cui ci sono delle piante. Queste piante, quando in certi periodi, in primavera, c'è la strada che è piena di semi, però qualche seme cadrà sempre su una macchina, certo, e sul tergicristallo da qualche parte verrà portato lontano e la pianta si potrà riprodurre. Questo significa che loro sanno che devono mantenere, che non devono, cioè, devono rimanere fedeli a se stessi ed essere sempre a se stessi e non darsi per sconfitti. Questo è un insegnamento che deve essere valere anche per le persone, cioè mai pensare di essere sconfitti, bisogna sempre fare tutto quello che si deve fare e quello che si sente di fare. Ma è perché le persone, quando sono educate da un dio pazzo, pensano che tutti gli altri non abbiano volontà. Sì. È come andare alla ricerca delle società spaziali, no? Cioè nello spazio ci sono altre civiltà. No, guarda che il fatto che in ogni pianeta ci sia la vita è solo su questo pianeta, cioè il modello che noi abbiamo oggi, come è oggi, della vita razionale, del razionalismo, della costruzione di macchine, eccetera, è un modello, non è il modo con cui le specie evolvono, cioè è un modello brutto anche. Ma poi dal punto di vista, c'è una teoria scientifica che dice che anche tutte le forme biologiche hanno un ciclo di 4 milioni di anni. Chi parla? Francesco Vicenza. Ciao, no. Dimmi, dai. La natura si rigenera con più rabbia e con più vigore di quello di distruzione che faccia l'uomo. Infatti io mi ricordo 40 anni fa l'Ortigara era tutta una petraia, adesso è tutto verde anche sull'Ortigara. È vero. Quindi la natura ha una forza sua che si rigenera, quindi quelli che credono nella fine dei tempi, eccetera, sono tutti pazzi. Sono d'accordo con te. Ecco. Buon lavoro, saluti. Ciao, grazie. Ciao. L'altra volta amico Francesco voleva per forza che mi chiamassi con un altro nome e mi ha fatto girare le scatole, scusa San Francesco. Sì, no, ma infatti noi diciamo sempre che esiste la trasformazione, cioè nel senso esiste una volontà, ma questa volontà di trasformazione è sempre insita nelle cose, cioè nel senso che qualsiasi cosa, un oggetto, un animale, una pianta, una persona, non ha bisogno che un Dio o un qualcosa d'esterno gli dia la motivazione, in sé ha le capacità e le potenzialità di farlo. Ha la capacità anche di provare a trasformare le cose, ma le ha insite in sé, non troverà mai la spinta in qualcosa che gli è esterno, tantomeno in un Dio che non esiste e che non c'è. Questa è la cosa fondamentale proprio da intuire, da capire, cioè nel senso che noi vogliamo sempre dire che non esisterà mai un Dio creatore e non è mai esistito in nessun momento, certo. Cioè è una barzelletta, noi possiamo anche dire. Che serve per mettere in ginocchio le persone purtroppo. Sì, non è perché che ci crede, noi la troviamo ridicola, però appunto chi la sa sfruttare bene è uno strumento di dominazione. Pronto? Sì?
Buongiorno. Io vorrei sapere come mai tutte queste persone tipo Padre Pio e company e fa i miracoli, Cristo. Non fa nessun miracolo. Non fanno miracoli. Io sono una di capire queste persone. Ma guarda che non fa nessun miracolo. È truffa allo stato puro. È solo ed esclusivamente truffa. Non fa nessun miracolo. E le Madonne non piangono sangue. Cosa io? Non piangono sangue le Madonne. Padre Pio non fa miracoli. La pazza dell'India sono costruito dei campi di sterminio, dei campi dove la gente andava a crepare, non curava le persone, vendeva, commerciava in bambini. È solo propaganda. Davanti alla propaganda le persone vengono messe in ginocchio. Propaganda basata sull'ignoranza. Prima costruisci l'ignoranza e le persone crederanno in quello che tu dici. Se io sono l'unico detentore della verità e ti posso, sono l'unico che ti posso dare un'interpretazione delle cose, dirò che questo avviene perché te l'ho detto io, perché lo dice il mio Dio. Questa è la capacità loro. E di... una cosa, sti giovani che da giovanissimi si sente dentro e a vocazione... questo è quello, e quello cosa sia, non lo so. È la sconfitta davanti alla vita. Cioè, anziché essere in grado di prendersi in mano la responsabilità della vita, preferiscono avere qualcuno davanti al quale sottomettersi per sottomettere gli altri. È pulsione di morte allo stato puro. E sono molto gentili, ti rappresenteranno sempre molto bene. E ti diranno che loro sentono un grande amore per il prossimo, ma un grande amore che soffocheranno il prossimo, gli impediranno di prendersi le proprie mani la responsabilità della sua vita perché loro ne hanno paura. Faranno i missionari per distruggere le altre culture perché loro sono forti partendo dall'Italia. Va bene, comunque per me è sempre un mistero. Ciao. Ciao. No, ma non è un mistero. No, in effetti per delle persone sì che sono dei sì, misteri. Sì, no, però il discorso anche delle cosiddette vocazioni, c'è sempre della persona che esiste una paura. Logicamente, se non esiste la condizione per rimuovere questa paura diventerà gigantesca e ci sarà bisogno di incanalarla in qualche maniera. Cosa fanno i cristiani? I cristiani offrono a buon mercato, buon mercato per loro, non per chi si sottomette, la possibilità di gestire, di inquadrare, di vigilare, di creare un recinto in cui la persona può prendere una maschera, può prendere un qualcosa e di conseguenza qualcuno che non ha la capacità per scelta propria, per scelta ambientale di poter determinare la propria vita, la propria esistenza, ne ricadrà e ne sarà schiavo. Va bene, che dici Francesco? Chiudiamo qui la trasmissione? Sì. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casa postale 53, Marostica. Beh, ricordiamo in chiusura anche la conferenza di sabato. Visto che siamo in chiusura. Presso il centro sociale Carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16. Presentiamo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». I sottotitoli, cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensioni espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Vi do appuntamento dunque per sabato 20 febbraio alle ore 16 presso il centro sociale Carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre. Vi ricordo il bollettino dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Lo troverete anche la fila del libro. Pronto? Di Vicenza. Sì, dimmi. Posso ancora fare una domanda? Certo, veloce. Ecco, io sono veloce, io ho 60 anni, prima di allora dicevo se muoio domani non mi interessa perché tanto vedrò, ecco, ho le... come si può dire, mi certo. Sono cresciuta con il cristianesimo, mi sono elevata io con tanta paura, adesso ho paura di morire, perché l'inferno ancora me l'hanno talmente messo dentro la testa che mi fa rabbrividire il momento in cui dovrò morire, ecco. E volevo sapere, quando si muore non c'è niente più di noi, non resta niente, non restano neanche le cellule o la particella se, di noi. Se hai vissuto prendendoti nelle mani la responsabilità della tua vita, comunque continui le trasformazioni.
Sì. Se invece ci sei messo in ginocchio nella tua vita, hai rinunciato a te stessa, hai rinunciato a costruirti, non resta assolutamente niente. Ma allora la vita, uno può dire incrocio le braccia e non faccio niente, perché tanto poi di me non resta niente, infatti potrebbe benissimo farlo. È una scelta. È una scelta anche questa per noi. Sì, però quelli che lavorano una vita, che hanno tanti disgrazi così e colà, e ho la mia vita, per esempio, che sto qui stirando, che in fondo sono una casalinga proprio di quelle disprezzate, si può dire, no? E dico, cos'è la mia vita in fin di conti? È stato tutto un continuo... Questo cattolicesimo che mi è stato inculcato dentro di me è rimasto, capisce? Certo. E mi dà un po' di speranza di rivedere quasi la mia madre e i miei fratelli che sono morti. E se a sapere che non ci sarà nulla mi dà tanta tristezza, questo che mi dispiace, perché in fondo... Questo lo capisco, questo lo capisco. Scegli tu quello che vuoi fare, cioè io non ti posso dire fai così che così ti salvi, o le cose le senti dentro te stessa, o se bene che tu continui a fare quello che ti piace. Beh, io faccio quello, cerco di fare quello che mi piace con tanta fatica, perché per le donne ancora ho constatato, certo, c'è tanta fatica di fare quello che le piace, ecco. Comunque la mia vita in fondo allora è uno schifo. Posso dire questo? Guarda, ti assicuro che nel Basso Sudan le donne hanno una vita infinitamente più schifosa. Sì, le ho viste. Le ho viste e ho provato un attimo, ho detto vorrei essere là con loro, perché non può esserci questa miseria, capisce? E mi veniva proprio da piangere a vederle, però più di mandare via dei soldi cosa si no, fa? No, non mandare via soldi. No? Non spendeteli, mangiateli, non mandare via soldi, assolutamente. Ci sono 100.000 sciacalli pronti a prenderti. Sono soprattutto sciacalli. Sì, beh, questo sono devo solo sentire. Sciacalli, mangiateli, spendeteli, sì. Li aiuti molto di più facendoti la vita meglio che puoi. Sì, e così io non vedrò neanche i miei figli, basta dopo. Niente, tutto e niente, cioè niente, tutto e tutto e niente praticamente. Per cui vale la pena vivere con un po' di determinazione forse. Ma io questo non te lo posso. Ho 60 anni, io vedo proprio 60 che... anni? Sì. Ma anche 5 minuti prima di morire. Ma io ho una voglia di vivere, ma c'è il consorzio, ecco, che lo vedo proprio che non la mi gioia dà. Di vivere coltivetela. E il consorte, beh, se non ha gioia di vivere. No, io personalmente lui sarebbe sempre così faccioccoso, nel senso di stare a casa, eccetera. Sono io quella che vorrei vivere intensamente con le persone, ecco. Io fra moglie e marito non ci metto il dito. Va bene, vi ringrazio perché ho ascoltato un poco, però è stato interessantissimo per me. Adesso ho un dubbio in più, però. Va bene. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Bene, chiudiamo qua la trasmissione, sì. Non prendiamo più telefonate, ci risentiamo alle ore 19, parlerò delle conferenze e leggerò un po' di ciò che porta a diventare eterna la religione romana. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo, noi chiudiamo qui e vi diamo appuntamento a sabato alle ore 16. Presso carrosseria via Camarcello 14 Mestre, via Camarcello, vicino alla stazione, circa 500 metri, non è molto distante. Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19.